Consigliere Calise, prego consigliere. Grazie Presidente. Approfitto della presenza dell'assessore Tabaci per parlare di bilancio. In realtà di due bilanci, il primo molto piccolo, quello del bar del Consiglio Comunale, e ringrazio l'Ufficio di Presidenza per aver portato i prezzi al costo di spesa e quindi dando un messaggio molto forte verso i cittadini. Non graviamo come consiglieri sulle casse dello Stato, sul bene comune. Ed è proprio per questo, in relazione a... Sì, siamo stati tra i sostenitori di questo pareggio tra spesa e tra quanto ci rimetteva il Comune. Sono rimasto molto perplesso degli attacchi che ho ricevuto da maggioranza e opposizione nell'ultimo Consiglio, fino al punto che il PDL ha proposto la chiusura dello stesso bar, mentre la maggioranza addirittura ha chiesto che il Movimento 5 Stelle inizia a crescere. Cosa che tra l'altro molti sondaggi stanno confermando, esatto. Parlerò però anche di un secondo bilancio, quello del Comune di Milano. Il Movimento 5 Stelle si dichiara assolutamente contrario alla politica di bilancio che la Giunta Pisapia sta attuando in questi primi mesi di amministrazione. Il nostro voto contrario sulle delibere passate in Consiglio Comunale nell'ultima settimana, quella che ha riguardato la salvaguardia degli equilibri di bilancio e quella che ha riguardato l'adesione del Comune alla società Arexpo S.p.A., non è stato un voto contrario derivante da semplici pregiudizi. È questo un voto contrario del tutto consapevole, con il quale vogliamo evidenziare l'incoerenza e la potenziale pericolosità delle politiche di bilancio che questa Giunta sta mettendo in atto. La nostra imposizione in Consiglio Comunale è stata fin dall'inizio impostata sul merito degli atti, non sulle intenzioni o sulle parole della Giunta. Ed è proprio mettendo assieme alcuni di questi atti che secondo noi qualcosa non quadra. Partiamo dalla delibera della Giunta Comunale numero 2101 del 16 settembre 2011, con cui vengono dettate le linee di indirizzo da perseguire ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per l'esercizio finanziario 2011. Le conseguenze devastanti derivanti dalla prospettiva molto concreta di non rispettare il patto di stabilità già nel 2011 sono state ben illustrate in Consiglio dall'assessore Tabacci. La Giunta, in risposta a queste problematiche, sta prendendo alcune contromisure per evitare evitare questa vera e propria sciagura finanziaria. Nel farlo cita un parere della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia, in particolare il parere 427/2009, che è molto chiaro nell'evidenziare il fatto che se un ente si trova già in difficoltà nel rispettare gli obiettivi del patto, non deve assolutamente attuare iniziative che potrebbero peggiorare la situazione. La Corte dei Conti dice chiaro e tondo che se un ente si comporta in questo modo, attua una, e cito le testuali parole della Corte dei Conti, violazione dei principi di legalità finanziaria. Bene, tra le linee di indirizzo dettate dalla Giunta per rispettare il patto di stabilità, non vengono citate due contromisure assolutamente fondamentali. Uno, limitare la spesa del personale esterno, che la stessa Corte dei Conti indica come la tipica spesa che subisce tendenzialmente un andamento spesso incompatibile con i criteri di sana gestione finanziaria. E due, non fare mutui, che peggiorano automaticamente la situazione del patto di stabilità. Dobbiamo considerare questa una dimenticanza? Sarebbe grave se così fosse. Analizziamo però alcuni altri atti. Il primo, la Giunta ha approvato diverse delibere tra il mese di giugno e il mese di settembre, con le quali sono state assunte ben 37 dipendenti a tempo determinato. Tutti negli uffici di supporto a sindaco e assessori, senza alcuna selezione pubblica, con una spesa annua di circa 2,2 milioni di euro, che si ripercuoterà anche negli anni successivi al 2011. E secondo, la Giunta ha proposto al Consiglio Comunale, approvata nella delibera dell'11 ottobre, col nostro voto contrario, l'adesione alla società che comprerà le aree di Expo con un esborso di 28 milioni di euro, reperiti tramite indebitamento, attuando una politica palesemente peggiorativa della situazione del patto di stabilità, così come evidenziato chiaramente nella delibera dal parere del dirigente del settore finanziario,
il quale ha posto come condizione il controbilanciamento di questo squilibrio, con il vincolo di utilizzo di entrate in conto capitale a compensazione, e aggiungiamo noi, reperite soprattutto con la vendita di aree e immobili di proprietà comunale. Come mai la Giunta non sta agendo con la dovuta coerenza nella gestione del bilancio? Perché, se si rende conto che gli obiettivi del patto di stabilità rischiano di saltare, non mettiamo in campo tutte le misure necessarie, ma ne dimentica invece alcune per l'opportunità politica del momento? Vogliamo avere risposte chiare a queste domande e faremo di tutto nei prossimi consigli e nelle commissioni per avere queste risposte. Mi scuso per aver sforato e usato tempo non di mia competenza, grazie. Grazie. No, la mia riflessione era, grazie Presidente, per quanto riguarda la delibera e la mozione numero 41 che avevo chiesto di poter discutere entro mercoledì, se è possibile nel caso, tempo penso sia breve come discussione, la cittadinanza onoraria a Pino Masciari, nel caso prima per la presenza di Pino in città. Sì, sì, sarà cura della Presidenza a mettere in discussione, se non ci saranno i colleghi non so cosa fare. Okay. Prego. Prego. Grazie Presidente. Però faccia illustrare. Grazie. Spiego velocemente l'emendamento 3 e 4, se la Presidenza preferisce posso spiegarli unitamente in quanto... Io la ringrazio. Perfetto. Do l'Aula, la ringrazio. Prego. Di fatto riguardano alla pagina 4, nel punto B, professionalità, alcune modifiche volte proprio a contrastare il fenomeno del nepotismo all'interno delle municipalizzate e in particolare l'emendamento numero 3 prevede di aggiungere un terzo sottopunto alla voce: i consiglieri designati agli enti locali devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza, dove compaiono questi due punti: non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del consiglio di amministrazione della società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo. Il secondo punto: non essere legato a società da questa controllata, a società che la controlla o a società sottoposte a comune controllo, per relazioni commerciali, finanziarie o professionali significative e tali da compromettere l'autonomia di giudizio. A questo quindi aggiungeremo questo punto: non essere coniuge, parente o affine di chi ricopre o ha ricoperto in passato cariche politiche negli enti pubblici azionisti della società. Quindi aggiungere questa terza incompatibilità, che reputiamo comunque uno standard di qualità per tutte le municipalizzate e per il Comune di Milano. La seconda modifica invece dell'emendamento numero 4 prevede lo stralcio di una breve frase sempre al punto B, sempre parlando delle professionalità. In particolare il sottopunto recita: tra le professionalità richieste per queste cariche, aver maturato una significativa esperienza per aver svolto attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese, pubbliche o private, aventi dimensioni adeguate a quelle della società, ovvero attività professionali attinenti o comunque funzionali all'oggetto della società, ovvero attività di insegnamento in materie giuridiche o economiche, o per aver ricoperto cariche elettive. Ed è proprio questo che andiamo a stralciare. Il fatto di aver ricoperto cariche elettive, secondo noi, non risulta essere un punto di merito in fatto di competenze personali per essere presente eletto con queste cariche. Ed è proprio per questo che chiediamo lo stralcio di questo breve pezzo, lasciando semplicemente le reali competenze richieste per queste cariche. Tutto qua, per qualunque chiarimento ovviamente sono disponibile. Grazie. Grazie consigliere Calise. Consigliere Gallera, prego. Mi pareva che volesse intervenire sull'ordine dei lavori o no? Sì. Prego. No, ma perché? Sono modifiche che intervengono sullo statuto,
E quindi la modifica dello statuto vuol dire che deve ritornare in provincia e deve essere motivato lo statuto, quindi volevo capire se c'è la legittimità su questo. Io proponevo che almeno 40 anni, cioè chi ha ricoperto almeno negli ultimi 40 anni cariche politiche. Consigliere Gallera. No, ma adesso al di là di questo io non voglio entrare nel merito della cosa, però facciamo presente questo elemento perché la modifica dello statuto nostra crea una situazione che, quindi io sono anche d'accordo e lo voterei, però peraltro è quella la nostra legge questa. Prima di dare la parola al consigliere Gallera, al consigliere Palmieri, io le volevo dire, consigliere, appunto, intervenendo in una modifica dello statuto proposto dalla provincia, che ha la maggioranza, a parte il fatto che è evidente che la provincia non si adegua a questo nostro orientamento, avendo la maggioranza ci ha proposto la sua modifica, noi dovremmo ritornare in provincia, poi dalla provincia ritornare in comune, metteremo in moto una sorta di moto perpetuo che non consente di concludere questo. Quindi ammesso che la provincia lo approvi. Quindi, se lei per l'economicità del provvedimento intende ritirarlo, li ha illustrati i contenuti come pensa di questo aiuta, se no io penso che non risolveremmo il problema perché non esiste la possibilità di modificare, ci è venuta come modifica, noi dobbiamo prendere quella che è stata approvata dal socio di maggioranza come base, altrimenti non riusciamo a rendere un provvedimento che si possa realizzare. Prego. Prego, prego, vuol parlare il consigliere Palmieri? No, citandovelo in modo rapido, il secondo dispositivo della delibera prevede proprio questo. Affinché la presente deliberazione ottenga quanto occorra per la completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario, utile o opportuno, nessuno escluso, compreso quelli di introdurre le eventuali modificazioni, variazioni, soppressioni, aggiunte non sostanziali che risultassero necessarie o comunque richieste. Non sostanziali. Ok, non sostanziali. Questo è sostanziale, perfetto. Quindi okay. Lei le può trasformare in ordine del giorno? Quindi ritirandolo, no, perché facevo notare che nella delibera non è presente alcun riferimento all'approvazione in provincia. A parte il fatto che alcuni sono certo. Addirittura mi dice di legge alcune norme. Perfetto. Vabbè, comunque, quindi, consigliere, decida lei, io le ho spiegato qual è la situazione. Aspetto, ok. Certo, ma credo che il consigliere Calisi volesse porre questi problemi all'attenzione del Consiglio, li ha posti. Però adesso non mi pare che sia il momento per poterli votare. Sono ritirati? Consigliere Calise, sono ritirati? Grazie. Prego, consigliere Calise. Prego. Grazie, signor Presidente. Avevo anticipato questo mio intervento. Io sono contrario che si discuta questa mozione per due ragioni. La prima è di ordine procedurale. Quindi lei sta chiedendo la sospensiva? No. Allora mi lasci prima, faccia prima illustrare la del provvedimento. No, mi scusi, io ancora prima, perché lei sta chiedendo, siccome nel programma dei lavori non c'è questo documento, lei sta proponendo che si discuta, io mi sto opponendo a questa richiesta. Sì, breve. Quindi comunque c'è nell'ordine dei lavori, comunque sì, non importa. Non è nell'ordine. Non è nell'ordine, non è adesso, non è nell'ordine, vada, ci sarebbe un altro argomento. Prosegua, consigliere. Io mi oppongo per due ragioni. La prima è di ordine procedurale. Le cittadinanze onorarie vanno conferite dal Consiglio Comunale attraverso una deliberazione, quindi non attraverso una mozione. A maggior ragione perché in questa mozione si chiede che la cittadinanza onoraria sia conferita dal sindaco. Quindi, francamente, non capisco perché questo Consiglio debba spogliarsi di una propria prerogativa che rafforza il significato della cittadinanza onoraria, perché avviene attraverso un dibattito in cui è rappresentata anche l'opposizione, perché avviene in coerenza con un metodo che si è dato nel passato e perché consente a un dibattito certamente più aperto di quanto può essere quello di giunta, di arrivare a una scelta e di scrivere insieme le motivazioni con cui quella cittadinanza viene conferita. Quindi, primo punto, non deve essere una mozione, ma deve essere una delibera. Secondo punto, non deve essere una richiesta alla giunta, ma deve essere un atto del Consiglio. E terzo punto, e chiudo, qui c'è anche un altro tema più di posizione politica personale. Io faccio quello che avevo detto. Ho detto che non avrei più
votato nessun conferimento di cittadinanza onoraria finché non veniva stabilito il giorno della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Roberto Saviano, cittadino onorario di Milano dal 5 di maggio 2010. Quindi, signor Presidente, ci sono due... Dal 2010 ad oggi, consigliere Manfredi Palmieri. Scusi? Cos'è successo dal 2010 ad oggi? Che non è stata conferita. Io più volte ho chiesto, ma se la sua è una domanda retorica... rispondo, ma sa già la risposta. È successo che non è stata organizzata la cerimonia di conferimento della cittadinanza. Possiamo indagare perché, possiamo prendere i documenti in cui io chiedevo sia alla Moratti sia a Pisapia di organizzarla. Quindi, voglio dire, il punto è che non è stato fatto e il punto istituzionale è che non può essere la mozione, il punto istituzionale è che il Consiglio non deve rinunciare alle proprie prerogative, lo ripeto, anche per un tema di pluralismo, di espressione, e poi c'è un tema di merito. Io non voterò nessun cittadino onorario finché la cittadinanza non sarà consegnata pubblicamente, solennemente a Roberto Saviano, che cittadino onorario di Milano lo è già. Detto questo, indirizzo un saluto a Pino Masceri, perché è del tutto evidente che la questione non riguarda la persona Pino Masceri. Grazie, signor Presidente. Grazie a lei. Se la segreteria mi conferma che è di competenza del Consiglio Comunale la deliberazione, non posso mettere in votazione ovviamente la mozione, che voleva essere, secondo me, solo l'espressione di un indirizzo del Consiglio che poi si dovrà concretizzare negli atti ufficiali. Quindi questo è così. Quindi in questa accezione, cioè se posso sostituire il Consiglio Comunale di Milano, sì, benissimo. Volevo cercare di convincere anche lei che modificata la mozione si poteva votare, però se non mi permette neppure questo, va bene. Mettiamo in votazione la proposta del consigliere Manfredi Palmieri di non votare la mozione, perché è l'unica cosa che lei mi può chiedere in questo momento. No, allo Stato c'è una mozione. Se mi viene considerata che è illegittima la mozione, io non la posso mettere in votazione. Se no, quello che mi chiede Manfredi è semplicemente di non votare la mozione. Non ci sono altre questioni, lui può solo chiedermi di non votare la mozione, come è evidente. Allora, c'è un momento di verifica, prego. Sì, bisogna fare una delibera comunque di consiglio. Sì, ma è vietato dare questo indirizzo? No, perché mi pare che a Milano, io non sono sicura, anche il sindaco concede la cittadinanza, mi pare di averlo letto. Se no, perché un impegno al consiglio comunale. Potrebbe mettere un impegno al consiglio comunale. Consigliere Calise, la pregherei di riscrivere per i prossimi giorni la mozione in un modo che consenta di avere l'approvazione da parte del Consiglio. Grazie. Allora non la metto in votazione perché bisogna costruirla in modo tale da poter realizzare questo obiettivo e gli uffici sono a disposizione per poterla costruire efficacemente. Grazie. Dichiaro chiusa la seduta.